Hello, hello, benvenuti, benvenuti sul canale Twitch della TV. Io sono in ritardo, tutti noi siamo in ritardo, non è vero, sono il solo a essere in ritardo, ma quindi corro subito alle... Parla per te, ma cosa dici? Scusami, siamo tutti in ritardo. Io sto qua dalle 8:30 ad aspettarti. Siamo in ritardo qui nello studio, facciamo così, la buttiamo sulla caciarata. Siamo tutti in ritardo, perché? Perché sono le 9 e dovevamo... sono 9:10. Porca miseria se siamo in ritardo. Ragazzi, parto subito con le presentazioni, quindi farò velocissimo. Volevo ringraziare immediatamente Mattia Mingio della regia, che tutto vede e tutto tocca. Saluto ovviamente Revil, che sarà mio compagno per tutta la durata del torneo. Lo vedrete più più volte, come avete già fatto durante tutto il PG, il Proving Grounds. Se non vi siete rotti i coglioni voi, non so come non potevo farlo io. Ma oggi abbiamo due ospiti. Non c'era bisogno, però vabbè. Oggi abbiamo due ospiti speciali, Lele. Ti lascio presentare a te. Allora, amici, abbiamo una persona che si è autoproclamata da sola. Sì. Vabbè, appena si è presentata, porno attore. Porno signori e signori, Tavernello. Sì, poi... Buonasera, buonasera. Abbiamo io la grafica. Dico solo la verità. Io dico solo la verità. Sì. E può confermare. Io non nascondo niente. Abbiamo Tavernello. Oddio. E abbiamo anche... E poi abbiamo anche... fammelo tutto. Scusa, mi hai detto... No. Presentali e poi mi blocchi a metà. Tozzi. E poi abbiamo anche lei autoproclamatasi esperta di accenti, signori e signori, Charlie. Ciao a tutti, ciao a tutti. Buonasera, buonasera. Ora Charlie, sappiamo benissimo qual è la prima domanda che dovevamo superare oggi, ovvero qual è l'accento romano brutto che non ti piace? Vai. Allora, i miei amici romani mi hanno detto che fuori dal raccordo ci sono gli accenti un po' di serie B. È vero. Sono disposta ad essere smentita. No, è vero. Allegare sono, audio. Sono però gli accenti dei laziali, che tra l'altro ricordiamo a tutti quanti, per chi fosse interessato, stanno giocando contro la Juve e stanno perdendo 1-0. Grazie. Buono, allora, Tavernello, buono. Rispondere buono alla presentazione. Vuoi negare che quello che ho detto è falso, Tavernello? Posso dire che è un sì o un no, e sia sì che no, in base all'interpretazione della persona. Io lascio questo dubbio, capito? Non dico capire né sì né no, lascio vabbè, il dubbio. Vabbè. Vischio è sbagliato a fargli presentare a me, Vischio. Sì, lo sapevo, non avevo il minimo dubbio, guarda. Atto rischio e pericolo, effettivamente. Sì, ma Vischio, perché siamo qua? Vai. Perché oggi abbiamo una voglia immensa di cazzeggiare duro. E sapete mamma perché? Mia. Perché non c'è Nicolò, mamma, quindi possiamo farlo. Io volevo rispondere immediatamente a quella, alla battuta che Charlie ha lanciato, senza sapere che io sono un esperto di queste battute di merda. Quindi vabbè, l'ho apprezzato. Un po' come termine, però vai avanti, Vischio, raccontaci. No, io volevo solamente tirare fuori qualche cosa che mi ricordavo così su due piedi. Quindi, Charlie, ci sai dire... qual è la nazione più cattiva del mondo? Senza essere razzista, ovviamente. Questa è difficile. Anzi, dove sono gli squali più cattivi del mondo? Non lo so. In Cina, perché nuotano nel male. Grazie. Posso uscire, posso uscire. Mancava già solo live che ti allungavi gli occhi. Unziker? Sì. Ok. Come mai non ci sono i CM accanto il nome di Tavernello? I CM che cosa? Ah, perché... va bene, ok, scusate. Tavernello è partito, è bloccato. Sì, no, vabbè, ma ce ne ho altre che sentiremo durante tutta la serata. Tipo, non so se lo sapete, ma i clown dormono nelle circostanze. Grazie. Te, al quarto muore. Perfetto. La finiamo qua? La finiamo subito? No, io vorrei continuare diciamo perché che mi divertono. Andiamo a round. Va così bene. Elaboriamo, perché in Veneto devi sapere, in Veneto noi i bambini non ridono. Sono allenati fin da piccoli, infatti, perché sfidano Briz continuamente con delle battute tremende, lui non ride, perché sanno che i veneti non ridono. Non devono ridere, perché la bocca i veneti la usano non per ridono bere. Perché e anche per fare altro, Rischio. No, perché in Veneto non si ride, fa troppo freddo. Si beve di solito, si no? Si beve e si fa una cosa che su Twitch non si può fare. Non si può dire, da quale noi prendiamo le assolute distanze. D'altronde è nata là il detto rossa de peo. Va bene, comunque veniamo. Ah, no.
Veniamo al di là di questo. Io già vi posso dire che le persone che andremo a sentire oggi saranno tantissime. Ho perso probabilmente il conto. Ho perso anche tutto quanto. Ti sei segnato gli orari, Vischio? No. Ma li posso recuperare sulle conversazioni che si sono un po' sovrapposte l'una alle altre. Quindi okay, vedo per esempio già tre persone che sono in lounge. Ma io mi ricordo che il primo a dover venire era Pese. Ok, perché Veneto? Perché Veneto? È stato scelto apposta. È stato scelto apposta. E quindi devo chiedere alla regia se possiamo evocare in mantinente Pese. Se non lo possiamo fare. Però io prima avrei una domanda al signor Tavernello e alla signorina Charlie. Va. Dici. Dica. Esponi. Facci. Perché siete qui? Ah, boh, non lo so. Allora, io in realtà non avevo niente da fare. Vabbè, okay, ci può stare. Quindi... sì, basi. Mi sono persi sul nostro canale, così. Quindi sono passato, ho detto, uè. Uè. Ma guarda, palese... Sì, interpellare Veneto sì. E poi ecco, c'è, guardalo, povero Vischio, è tutto perso, spaesato. Specchia, madonna. Tra l'altro, Bergamo, nuova città del Veneto, infatti Pese non è Veneto, è di Bergamo, grazie. Ale, va bene, ok, lo draggo subito così mi faccio insultare un po'. Ok, facciamo così, no? È iniziato bene la serata. A posto. Non male. La bene, prima bene. Gaff. Pese, ci senti? Sì. Perfetto. Eccolo. La prima così, senza intoppi. Ciao Pese, volevo rivedere il tuo POV dal basso, vai. Non lo vedi il POV? Non lo posso vedere? No, non c'è. Senza webcam. Senza webcam. Abbiamo messo la webcam? No, 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 non abbiamo spazio per un quinto riquadro. Ok, allora niente. Cioè, stiamo veramente scherzando qua. Noi invidiamo Pese e io non posso vederlo. Non potete vedere la mia bellezza, L'hai già visto, Revil. L'hai visto, è vero? Cioè, ci siamo visti una settimana fa. Due settimane fa, dai. Revil, però questo no, non ha bisogno. Facciamo così, cacciamo Revil dalla... È esattamente quello che ha appena detto la regia. La regia ha proprio detto, manda un OBS Ninja al volo che leviamo Revil e mettiamo te. Possiamo farlo? No, ci sto. Possiamo fare anche questo. Io lo so. Però sono in pigiama. Proporrei un'altra idea, a me va benissimo, penso. Se in pigiama sarà felicissimo Tavernello che... Se vuoi mi cambio anche io col pigiama per farti compagnia, penso. Va bene, io ci sto. È solo una veste, no, diciamo. Ma devi venire anche da me, passaggio, però. No? Cioè, se vieni in pigiama, per forza. Beh, allora diciamo che dopo la live di oggi faremo una live tutti in pigiama. In pigiama, bene. Sì, sì. Sì, pigiama Twitch, che si chiama il conto. Il pigiama è overrated. No, è underrated. Underrated. Ma per Tavernello è underrated, in effetti. Ecco, Tavernello, parlaci un po', perché secondo te il pigiama è sexy? Ma dipende da tante circostanze, dipende dal contesto in cui ti trovi e dalla persona, ok, che hai di fronte. Perché più che altro sai che non lo vedrai più dopo, capito? Attenzione. Capito il senso, no? È di passaggio, è solo di passaggio. Quest'uomo è un Latin lover. ma si vede che ne sa. Ne sa. Ha studiato. Senti, sono preparato per venire qua, scusate. No, no, ma hai fatto bene, giusto. Senti, Pese qua già c'è stato su questo canale. I colori erano diversi. Poverino. Lo vedevamo pure in quell'occasione. Però già c'è stato, tra l'altro, due settimane fa. È stato il nostro outfit. Sì, sì, sì. Quindi siamo felicissimi di riaverlo qui. Quanto era bello. Era stato nostro? Ospite. Ma oggi siamo qui per parlare del Rome Herald Assault, perché sarà questo il torneo, insomma, se non si capisce dalla scritta l'assault. Per questo siamo viola. Siamo viola. Aiuto. No. Siamo viola. Va bene. Cambiamo colori a cavolo di cane. Hai già visto più o meno i partecipanti? No. Manco io. No, vabbè. No, non è vero. Sono sincero, no. Sì. Ah, non è vero, no. Adesso... Dimmi, Lele, dimmi. Io vorrei porre la domanda uguale a Pese. Perché è qui stasera? Perché sei qui? Perché sono qui a parlare con noi? Di cosa dobbiamo parlare, Vischio? Che siamo venuti a fare qua 2 ore? Ma io in realtà volevo che mi parlassi un po' del suo team, delle sue aspettative, chi aveva individuato come avversario più ostico da battere. Ora, dammi un minuto, riguardo subito chi parteciperà. Ah, intanto puoi parlare del tuo team, se vuoi. Parliamo del mio team, Allora, purtroppo il mio team... non è composto da 5 pese, quindi sarà grave, più difficile. Grave. Sarebbe, boh, mi permetti di dire una cosa,
pesa. Cioè, io non oso immaginare un team di 5 persone che dice contemporaneamente: lo sono killato, lo sono killato. Ma fidati, anche adesso continua a dire: 5 persone che dicono lo sono killato sarebbe insostenibile. No, adesso è arrivato il momento di dire soltanto è un HP e muoio sempre. C'è il periodo così adesso, è un HP e muoio sempre io, ovviamente. Sì. Tipo negli FPS, no? Il tuo compagno dice: ah, fra, è one shot. In realtà devi scaricare 3 caricatori interi e mezzo. E poi... Io ti giuro, penso di averlo detto 50.000 volte. Ma in effetti mi ricorda un po' quando gioco top lane e arrivo tanto così dai trade a killare l'avversario. Che allora... giochi top lane? E poi muori. Certo. E poi ovviamente, no. Perché sennò... Il mio jungler, che ha solo un HP, dico: è morto, vai, prendilo, ganka, anche se dall'altra parte mi interessa, vai, guarda, vedi che è morto, un peccato, no, lo lasci lì, cioè che... E invece rimane lì e muoio. Ovvio. Però vabbè... È arrivato prima il jungler avversario. Quando tradi cerchi ovviamente di chiedere... Oh, chi dal jungle, guarda, senza vita veniamo, vieni, beviamolo. Beviamo ovviamente, però la solo kill c'è sempre, quella sì, non manca quello, mai. Lo ammazzi da solo, gli fai perdere solo tempo. Posso essere anche 0-10, però la solo in ogni game c'è sempre. Per forza. No, vabbè, parlando seriamente, dai. Siamo messi bene come team, ci stiamo allenando, poi è tornato con noi il nostro fantastico Pecora. Nella no, è tornato? Corsia. È tornato da noi. Questa è una breaking news. È tornato! Eravamo io e Tavi in questi giorni a domandarci proprio per prepararci a tier list, eccetera, no? Anche per i prossimi tornei. Il Pecora Gate. La domanda è spontanea: chi è Pecora? È mio fratello. No, vabbè, diciamo è nuovo nella scena, però. È molto molto bravo. Ma è veramente tuo fratello? No, ma... una gag. Ok, che sono vecchio, però... Pecora incident. E Pecora è giovane, io faccio da padre. Ecco. Quindi... Infatti, the top father. Ma tu sai... L'hanno pensato per pese. Per pese, ok. Ma tu sai perché si chiama Pecora? No. Gliela suggerito Tave. Bisogna... Bisogna chiedere. Sempre tu. Io devo sapere perché si chiama Pecora. E perché il mio bidreader si chiama Mantide? cosa dovrei richiedergli? Che peggio ancora. Tu devi sempre chiederglielo. Perché Va Pecora? Bene. Perché non poteva perché chiamarsi Pecora? Capra, ragazzi. Perché Mantide? Perché Mantide. Sempre. Senti, ma facciamo così, sì. Io ti metto in competizione con l'ultimo team che ha vinto l'ultima tappa del tormento, gli Underworld Black. Gli Underworld Black, dimmi che sto sbagliando, perfetto. Voi venivate da una vittoria di un Nashor, un Baron. Loro invece vengono da una vittoria di un Dragon. Adesso, perché siete più forti voi? Ovviamente siamo più forti noi, cioè... Certo. Perché... Allora, in questo momento... Dopo aver vinto il Baron, abbiamo cominciato un po' a giocare un po' di meno, altro comunque, gli eventi sono venerdì sera, e quindi venerdì sera, cavolo, non riesco a mettermi lì a giocare, giuro, non è più forte di me. Ho altre sere così, e quindi non abbiamo più tryhardato come abbiamo fatto per il Baron. Sì, quello lì... Avrò sacrificato mille cose come tutto il mio team e ci siamo allenati davvero tanto, infatti si è rivisto tra Dragon e Baron. Comunque, se dovessimo tornare a quella forma lì, sicuramente siamo 2 o 3 spanne sopra tutti, Imo. Perché comunque abbiamo potenziale, adesso che è tornato pure Pecora abbiamo il nostro playstyle. Che è il vostro fratello, vabbè. Ricordiamolo. E infatti ormai quello è il playstyle, quindi tutti lo sapranno come giochiamo. E se dovessimo tornare come abbiamo fatto col Baron, gli allenamenti o altro, secondo me nessuna squadra è al nostro livello. In pratica mi stai flammando senza cognizione di causa, Powder. Ovviamente non è flame, okay, ma è soltanto la verità. Sta asserendo dominanza, no? Però allora facciamo così. Non si possono mettere gli eventi il venerdì sera. Ok, sono d'accordo. Non esiste.
Infatti, le semifinali di questo torneo saranno proprio il venerdì sera. Mi dispiace. Voglio sperare che sia dalle 18. Il mio team dalle 18. Sì, è dalle 18. No, io voglio essere alle 18 perché alle 21 non ci sono. Ok, ok. Ti invito a scrivere un bel reclamo a chi ha organizzato il torneo. Tu sta parlando con te. Con te sta parlando. Non vuole giocare. Sisma? Vuole giocare dopo. Ci sta in settimana, ci sta, perché lo dico anche io. Il tempo c'è, però a fine settimana è più forte di me, non ce la faccio. Troppi play day. Troppi play day. No, ma neanche troppi play day. Ci sta lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Però venerdì, sabato non potete toccarmeli. Penso anche per sì che sei giovane, pese, altro che. No, non è che essere giovane o altro. E tu esci, sei un ragazzo, magari spero. La domenica. Spero. La domenica è il giorno di riposo. Vabbè. È il giorno di riposo. Non posso parlare di questi dettagli, capito? In pubblico, no? Devo mantenere un certo profilo. Certo rispetto. Quindi alle 21 di venerdì non si può. Non si può, non esiste. Lo dico a tutti. Qualsiasi evento, no, venerdì. Dillo a me, Revil, che venerdì ci facciamo dalle 3 a mezzanotte in live. Vischio stai scrivendo no eventi il venerdì sera. Non so se è chiaro, Pese. Se no eventi il venerdì sera. No eventi il venerdì sera. Vabbè, il pass. C'è anche sabato. No, sabato peggio ancora. Peggio ancora. Sabato non esiste. Sabato peggio. Peggio, prendo peggio. Appunto sulla mia macchina da scrivere invisibile. No, questo è flame, questo è flame, questo è flame. No, dai, scherzo, dai. Volevo fare la citazione Simpson. Rischio no. Tu che sei giovane come Pese. Anche sì. Tu il sabato, domenica vai a fare trick e track. Mi piace questa cosa, sono giovane quanto Pese o no? Secondo me sono un po' meno giovane di Pese. Però io sabato e domenica sto di solito sul divano. Come sabato ti vengo a prendere io, va bene? Vabbè. Facciamo festone. Ma a tutti festone. Che vogliono prendere Vischio oggi. Andiamo tutti qua. Forza. Ma allora no. Adesso ti passa a prendere. Vogliamo sapere che cosa fa Pese il sabato sera. Cioè il sabato sera di un top laner dominante come Pese. Io lo so. Io faccio rispondere a Revir che lo sa benissimo. Non lo posso dire, però ti giuro che l'avrei detto se fossimo stati sul mio canale. Però basta un discoteca. No, basta un pare fuori. Però non posso dire cosa, però basta un pare. Basta un pare. Dai. Basta come il tipico top laner, giusto? Per forza. Allora, da lunedì a venerdì sulla... No, lunedì giovedì, scusa. Lunedì e giovedì non le sulla lasci senza... E non li lasci senza KP. Oh! Full kill! Questa è spettacolare. Grazie. No, magari. Va bene. Preferirei non lasciare con un HP in Landa, altro che... Sì, si cambia. Facciamo così. Da lunedì a giovedì si domina la Landa, venerdì e domenica si domina altro. Invece ormai abbiamo un'età, il venerdì si riposa nella brandina al villino, mo. Al villino, al la villino, acqua a casa, villino, vabbè. Beato a te, Flipper. Beato a te. Mamma mia, al villino. Venerdì si riposa nella brandina, bellissimo. Io ti lascio mandare un messaggio agli altri team di Tormenta e poi ti faccio scappare solamente perché penso che ci siano altre due persone che stanno aspettando. Aia, vengo cacciato così. Di no, non vieni cacciato. Charlie si è cacciata da sola. Si è offesa. Charlie si è offesa, si è cacciata da sola. Sta andando a prendere lo spritz, quindi... non si è offesa. Lo spritz. Grazie, Galaxy. Quindi cos'è l'ultimo? Devo dire qualcosa? Quello che vuoi. Quello che vai, vuoi. Vai, lancia. L'ultima cosa? Sì. Cavoli. C'è troppe cose da dire. Revis è il più bello. È così troppo facile, però. Ragazzi, è la prima cosa che mi è venuta. Tra l'altro, non lo puoi dire di fronte a un porno attore come Tave. Solo perché Charlie se n'è andata, tra l'altro. Ma tornerà. Come vedete dalla rotellina che sta girando all'interno dello schermo nero, sta tornando. Dai, parlando di cose serie. Vinceremo noi. Vinceremo. Se non giochiamo venerdì alle 9. Va bene, cercheremo di non accettare la mazzetta da parte degli altri team che vorranno spostare il vostro... non so di che cosa state parlando, insomma, assolutamente no. Non accetteremo mazzette. Ma sappiamo già che li stiamo aspettando qui per la semifinale, quindi gli FN Yellow li aspetteremo per la semifinale di venerdì alle 21. Ma... che cattiveria, non mi vedrai. Di vedere pecora. Vuoi vedere? Non no, dai, sto rubando troppo tempo, dai. No, vabbè, comunque è stato un piacere, grazie per essere passato. È un piacere mio, assolutamente. No,
Grazie a voi per il torneo. Thank you so much. Ciao. Allora, ci vediamo. Bye bye bye. Bye bye. Ora, probabilmente Charlie voleva fare... Mi stanno... Ah, è crashata pure da Discord. Ragazzi, arriverà. Ottimo. Secondo me, allora... È troppo alcol. Volevo dire probabilmente è quello. Sì, vabbè, capito. Tornerà. Ha tirato giù questa cosa e ha buttato giù la connessione. Ma tornerà, vedrete che tornerà, non vi preoccupate. Voleva fare qualche domanda a Pese? Probabilmente sì. La farà? No, perché non abbiamo più Pese. Ma abbiamo... Aspetta, devo ritrovare tutte le conversazioni. Vai, Vischio, vai. Abbiamo... ITAS. Abbiamo ITAS eSport. Tave, tu che cosa mi sai dire di questo team? Se l'hai già visto? ITAS eSports mi è capito forse una volta, ma è nuovo. È nuovo. Uno dei pochi team che è veramente nuovo. Forse l'ultima partecipazione è stata l'ultimo Herald, se non erro, ma comunque è nuovo questo team. Perfetto. Quindi è qualcosa di nuovo, anche se ci sono stati, ho visto un pochettino quest'oggi, gli iscritti sono molti team che abbiamo già visto, quindi tutti i P11, gli FN, gli Underworld, sia i Black che il team, diciamo, principale. Però ci sono tanti pretendenti al titolo, perché sono tanti team come gli FN Yellow, ci sono anche i Black che ogni tanto riescono a fare qualcosina, portano a casa qualche bel risultato. Insomma, tanti team che secondo me possono fare veramente tanto, perché piano piano si stanno a prendere punti questi team di alta classifica e poi vedremo quando uscirà la come uscirà questa classifica. Vedremo. E io te li draggo subito, così potrai fare le domande. Io vedo che Charlie è tornata. È respawnata, Charlie. Devo guardare cosa? Devo guardare Tavernello. Io guardo Tavernello. La regia, siete dei cretini. Tavernello vede. Ah, ragazzi! È l'età, ragazzi, è l'età. È l'età, oltre che grandi, le sue grandi doti. Ma comunque. Siamo cadendo. Allora, una delle due è giusta. Una delle due cose che hai detto, Vischio. È un ragazzo molto giovane? Oppure è un ragazzo molto prestante. Sappiate che comunque, sì, esatto, Tavernello 23 è 23, l'età non è. Ma vi drago subito Pablo 69 e EAS. Qual è il nome? EAS, manager fallito, che sono manager e comunque sono i componenti del team ITAS eSport. Benvenuti, ragazzi. Buongiorno, salve a tutti. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno, Pablo, a te buongiorno, scusami. Buongiorno. Dipende dal fuso orario, insomma, no? Giustamente. Giustamente. Ragazzi. Cosa magari possiamo dire un attimo le nostre... Perché abbiamo creato il team, se volete, non lo so, è la prima volta. Ma sì, ma lanciatevi. Di nuovo. No. Io... Vi ho visto e ho detto proprio prima, questo è un team nuovo, non so nulla. Sì, no, infatti, una piccola realtà, siamo degli scappati di casa palesemente, però vabbè, anche come noi. Ci sta, ok, siamo tutti così, ottimo, perfetti, sì, famiglia. È proprio da un mese che ci siamo creati, abbiamo notato subito che comunque abbiamo, almeno secondo me, per quello che abbiamo visto, delle potenzialità abbastanza... Che se le sfruttiamo possiamo migliorare, possiamo andare, secondo me, molto avanti. Abbiamo già subito partecipato infatti al circuito Tormenta, però ovviamente al momento non abbiamo quasi mai vinto, però purtroppo non abbiamo tante cose, dobbiamo allenare, infatti, però abbiamo molte aspettative. Scusate, ma è la prima volta che ci dicono di presentare il nostro team, non mi aspettavo. Tranquillo, Pablo, ti vedo. Guarda che stiamo qui cazzeggiando già da mezz'ora, quindi non vedo dove sia. Tranquillo, Pablo. Tranquillo, parla. Vorrei Pablo. Avere un teammate di nome Pablo. Ci sta, siamo... Siamo giovani, però vogliamo imparare effettivamente. Il mio nome effettivamente dice tutto, appunto, odio la vita, però quello è una cosa normale. E nulla, amministrare queste piccole scimmie è fantastico, però hanno una potenzialità abbastanza grande, quindi diciamo che sicuramente magari competere con le squadre, per esempio quella che è stata presentata prima, che effettivamente sentendo ha un po' altisonante, diciamo, con la squadra. Esattamente, sicuramente faremo fatica contro quella tipologia di squadre, però diciamo che sicuramente... daremo filo da torcere se riusciamo effettivamente a entrare nel mood giusto, ecco. Ma
Ecco, abbiamo Charlie che comunque vuole farci delle domande in diretta da Matrix, vediamo cosa ci dice. No, non prende bene da Matrix al momento, ci piacerebbe ricevere, però sicuramente Discord le sta dando un po' di problemi, comunque è tornata, la vedete, anche se probabilmente è frizzata, ma... Sì, vabbè, dai, ci sta una foto. Sì, ha freddo, ha freddo. Abbiamo anche il cartonato, presto lo utilizzeremo. Ma in ogni caso, io volevo sapere, visto che è tra le vostre prime apparizioni nel Tormento, invece, quali sono i team che temete di più oltre a quelli appena citati? Se ci allora, sono. Al momento, per quelli. Io ho problemi con i nomi, quindi entro subito sul circuito di Tormenta e mi ricorderò però di chi è che c'ha veramente gli studi. Ci ha bastonati, ecco, sì. C'è stato un team. Cioè, allora, per esempio, la mente Login Esports Academy. Ok. Gli altri erano un attimo. Ma sicuramente anche gli Underworld non li avevamo giocati contro, me lo ricordo, però li avevamo visti effettivamente in gioco e ci avevano dato quel feel di magari non sono esattamente qualcuno che vorremmo trovare subito la esatto, di Underworld, esperienza prima. Quello medio più o meno. Al momento siamo massimo platino, però tutte le partite che abbiamo fatto effettivamente non è perché magari seriamente mi monto la testa, ma seriamente abbiamo dato fila alla torcia anche i Diamond Master, per questo dico che abbiamo grosse potenzialità secondo me. Effettivamente giocare in team è un qualcosa di completamente diverso, può essere anche challenger ma non saper giocare in team, quindi alla fine è per quello. Sì, infatti abbiamo detto pure al nuovo arrivato del mid laner non conta nero, lui mi fa ma è un problema se sono silver, è tutto notato come giochi, è per quello abbiamo visto totalmente diverso di Ghost Legends, infatti in team noi sembriamo portati per quello secondo me, quindi vogliamo portarla avanti. Poi ancora molti noi stiamo facendo la scuola, quindi appena finisce magari anche la scuola avremo ancora più tempo per permetterci di lavorare sul nostro team e mi piacerebbe farci notare già delle piccole realtà come questa vostra che sto notando che vi interessate anche a noi piccoli team che siamo appena creati e queste cose, mi fa veramente piacere. Siamo qui apposta, siamo qui apposta. Io e Charlie siamo stati qui da forse un anno a commentare team del genere, quindi noi fa solo che piacere, anzi. Per me è un grande onore. Felice solo di sentirlo. Guarda, sì, Flipper dice che ha perso contro il team full platino, giocavano tanti mesi assieme, ci sta, quindi io devo ammettere, anch'io ho perso da un team full platino. Può succedere. Ragazzi, succede. Vabbè, non me ne faccio una colpa, però sì, insomma, ho perso anche contro un team full diamond, anche contro un team full silver. Va bene, comunque. Ah, non ero l'unico, ah, meno male. No, non sei l'unico, non sei l'unico. Mi rende felice. Vi confermo che purtroppo Charlie ha dei problemi di upload. Io sinceramente non so come risolvere. Spero che si risolva il prima possibile. Me lo diceva anche Divine nel campionato apocalittico, l'Elena non conta, perfetto. Bene, comunque noi siamo veramente felici di avervi avuto qui, non so se volete lasciare un ultimo messaggio agli altri team e... Ovviamente buona fortuna e... Assolutamente e... Non sfondateci troppo e appunto, non picchiateci troppo, potremmo rimanerci male e piangere in un angolino. Gli underdog rimangono pacati, capito? Dicono ok, sì, sì. Noi qualcosa facciamo, allora ti farò per voi, questo ve lo dico. Felice assolutamente di sentirla. Grazie mille per la possibilità appunto di dire la nostra, ecco. Ma grazie a voi per essere passati, non vediamo l'ora di vedervi giocare allora. Ottimo, grazie mille. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Buona serata, allora, arrivederci. Ciao. Ciao, ragazzi. Ora diventa difficile uscire. È impossibile, spingere il tasto rosso è impossibile. Ciao, ti giuro non lo trovo. Ok, arrivederci. Allora. Ciao J-Jack, ciao Gioca. Mamma mia, quante persone. Persone che siete. Buonasera Avataro. Buonasera Avataro. Allora, siamo Viola, l'abbiamo detto all'inizio, perché Roma Herald Assault è il nostro torneo Herald. E quindi siamo qui per, cioè, facendo le cose tutte in tema. Heraldo o Eraldo? Questa Heraldo. È una domanda che voglio farvi. Perché io quando commento, io lo chiamo sempre Eraldo. Erardo? Eraldo. Ah, Eraldo. No, per me io l'ho sempre chiamato Herald. Revil, come Shelly. Si chiama? La chiamo Shelly. Shelly anche, come sì. Giorgio, giustamente. Giusto, tutti i nomi molto carini. Allora, Charlie mi scrive, forse funziona Let Me In, quindi io... Let Me In. Si sta evolvendo, come le diapositive di Tarzan, piano piano, avanti. Per farti entrare, my darling, devi stare almeno nella lounge, da dove vi vado a prendere Masti. Giorgione anche, bravo che... Nick. Masti, che è il coach degli Angry Bats Academy. E mi dice anche che c'è anche il top laner. Quindi lo vado a prendere.
Prendili tutti, Vischio, prendili tutti. Prendo tutti. E Gianni l'Eraldo. Mercato, vai. Tutto in sconto. Prendo tutto, prendi prendo. Tutto prendo. Chi... tutti, prendo anche Charlie, guarda. Ma... anche Charlie. Ma sì, dai, gioca sì, anche sì, lei, top laner. Sì. Su 4, su 4, 3 siamo terroni e lei lagga, non male. Giusto, ragazzi, infatti... Zangri Bats Academy, perché così è come si sono registrati. Sono Z Angry Bats Academy. Qua. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti ragazzi, ciao. Ciao Basti. Non voglio sbagliarmi, ma dimmi che Zolstic è il tuo top laner. No, Rick è il mio top laner. Perfetto, a posto, figurai in me. Masti ha messo la camera comunque, ragazzi. Masti ha messo la camera. Io lo sto vedendo questo. Io lo vedo, io lo vedo. Lo voglio vedere. Bene, lo voglio vedere. Purtroppo importantissimo farlo. Io non so, non posso prenderti Masti, io vi farò. Ok, no, avevo capito anzi che serviva, quindi meglio ancora così il mio top laner che è timido non serve, adesso arriva. Comunque ci sono, ditemi tutto ragazzi. Era il mio sogno farvi mettere le telecamere a tutti. Diamo anche il bentornato a Charlie nel caso non l'abbiate sentito. Ciao Charlie, bentornata. Grazie, grazie. Era il mio sogno, ma appena l'ho detto sono stato fulminato da grafici, regia, tutti quanti. Che cazzo vuoi fare tu, disgraziato? Dove lo mettiamo qui? Quindi no. Benvenuto e buonasera a tutti quanti voi che venuti, siete tantissimi stasera. Che meraviglia. La mia domanda, ma poi le lascerò fare agli altri perché è giusto che le lascio fare anche agli altri, soprattutto a Charlie che non ne ha fatte per due persone di fila. Che cosa ti aspetti da questo torneo? Allora, per noi il torneo è partito molto bene, nel senso che siamo partiti un pochino paralleli a quella che è stata la carriera, diciamo, di questo split degli Angry Birds anche in Pro Grow, ovvero come un pochettino gli underdog forse, anche visto il rank dei giocatori e la poca fama di cui essi godevano rispetto a molti altri giocatori più famosi, più quotati. Però siamo riusciti comunque a fare bene, nel senso che siamo riusciti a raggiungere comunque per ora una top 5 dignitosa, di cui siamo felici e ci aspettiamo di fare bene anche di qui in avanti. Perché ridi? Masti, non sto ridendo per Masti, Masti mio fratello, però leggo la chat e rido, che devo fare amici? Ecco. No, sono una persona normale come gli altri, quindi lo ricordo. Se... quando vuoi, Vischio, dovrò godere la meritata pensione e vacanze. Io non so di che cosa stai parlando. Non posso neanche leggervi le chat. Impossibile rispondere. Sappi che gli Angry Birds hanno suscitato anche, proprio per quanto riguarda i Proving Grounds, la simpatia di moltissimi, la mia inclusa, totalmente. Ecco perché? Perché gli Angry Birds sono così amati? Perché sono belli, perché hanno il simbolo di Batman e hanno un pub dove si mangia bene. Ricordate quant'era quel panino? Ma soprattutto perché sono un fanboy di Giroid. Ma comunque, dimmi perché è un pipistrello. Dimmi, quale a chi invece che giocatore dovrò affezionarmi io? Intendi dell'Academy ovviamente, certo. Perché io posso fare per forza. Certo. Allora, secondo me ti potrai affezionare al nostro top laner se ti piacciono le giocate molto focose, ma penso che anche il nostro AD carry Rafi abbia nomi. Come si chiama il top laner? Top laner Riccardo, Rick. Sì, ma non il nome vero, Rick, il nome vero è il nome uguale sul gioco, però con 4 lettere in meno, ragazzi. Come è possibile? Allora, ve lo evoco anche adesso. Va bene, Vischio. Così, subito. Eccolo qua, è qua. È? Preso. Ciao ragazzi. Stavo facendo i tuoi lodi. Ciao Rick, benvenuto. Ciao. Rick Roll? No. Sono proprio io, il top. Dicevano che ci affezioneremo molto alle tue giocate, anche se dicevano anche che eri timido. Sono timido, un po'. Impossibile parlare quanto Master. Ci proverò. Ma in top lane poi esce proprio la vera personalità di un giocatore di League of Legends, no? Entri in landa pronto per stompare, giustamente. Si tira dritto, easy peasy. Intinzion, okay. No, io l'ho richiesto con tanto ardore e lo vedo. Hanno fatto quella meravigliosa grafica per Charlie. È bellissimo. Avataro, quando inizia l'evento? L'evento inizia Charlie, domani. La connessione che se ne va comunque la foto. No. Allora, non c'è ancora il comando con il recap, ma l'evento inizia domani.
domani alle 18 se non sbaglio, e le prime partite che andremo a streamare, che andremo a vedere, invece saranno dei quarti di finale che ci saranno 18, mercoledì 18, dalle 18 prenderemo due quarti di finale su 4. Quindi ci troverete qui mercoledì dalle 18. Ma invece chiedo a voi, quali sono i team che temete o che volete affrontare subito? Scegliete voi quale delle due. Io non ho paura di nessuno. Bello, questo mi piace. I mean, fino ad ora non ho trovato top laner validi. Questa è la sindrome dei top laner. Io questa parola l'ho già sentita un sacco di volte. Gabbo non faceva altro che ripetere questo. Effettivamente è una cosa comune. Ma chiaro i top laner in Italia? Perché tutti vogliono fare ammazzate e basta. The shots fired. Devo tradurre, ok, le squadre, non i team. Perdonami, Kurkus, perdonami. Sì. Okay. Quando ho detto anche se dovessero partecipare gli FN Yellow, definitely non vorrei giocare contro di loro. Sappi che partecipano. Contro... Bene. Ho un po' il terrore di Pesa e Bananiasti, che hanno un gameplay, diciamo, concentrato sul gankare me. Mi chiamano Gerald, finiscono il game dalla top lane e sanno che io tendo a dover estendere. Bravo, yeah, dillo in live avanti a tutti. Dillo. Ma ci ha fatto 100 game contro ora di loro. Partecipo anch'io, così. Ora partecipo anch'io da jungler, so cosa devo fare, perfetto. Bravo. Non so se Massi vuole dire qualcosa. Cioè, ovviamente i team come Underworld Black, che hanno dimostrato di essere molto forti, anche Weebidoo, però... Alla fine penso che finché si tratta di questo livello di competizione, soprattutto dal punto di vista di coaching staff, si può fare tanto, perché il margine che c'è da colmare ancora è molto, perché molti giocatori sono sicuramente pronti a una competizione del genere, ma penso che il 99% dei coach, io compreso attualmente, fa un centesimo di quello che dovrebbe fare. Quindi secondo me da quel punto di vista, se ci mettiamo tutti a lavorare tanto, possono cambiare tante cose. BO1 può succedere di tutto, secondo me, quindi magari molto le BO3 sono più complicate. Molti punti di vista. Spesso anche il side può incidere tanto. Vero. Noi scriviamo contro molti dei team che ci saranno domani, probabilmente, e il side fa davvero tanto. Perché solitamente magari i team sanno giocare un playstyle massimo 1.5, quindi e lì che si va. Guarda che hanno riscattato del fare una domanda, l'ha riscattato. Bravo, proprio J-Jack, tu non puoi parlare a riguardo di questa cosa, te lo ricordo. Credo sia necessario chiedere agli ospiti la domanda con l'articolo determinativo, quindi la domanda. Cacio e pepe, amatriciana o carbonara? Carbonara. Tosta. Masti? Tosta questa domanda. È più difficile. Masti, sei mutato e stai parlando. Allora, carbonara la dico se la faccio io, perché la faccio molto bene, del 99% dei napoletani qui in chat, cioè dei romani qui in chat anche bene. E invece la cacio e pepe, secondo me, però top, basta cacio e pepe. Sei puntato da mezza Roma. Sappi che sono d'accordo con te, ma è un bel flex, un bellissimo flex, come ti fa, come di un pollice che è apparso. Ma spawnamo. Sappiate che vi potrà passare l'appetito per la carbonara, non appena vedrete come la cucina Revil, e qua non dico altro perché probabilmente molti di voi hanno già mangiato. Anche a me piace la carbonara di Roma. No, non credo. Come non credi? No, non credo. Mi piace, no, non credo. Se non l'avresti uccisa in quel modo. Ma vi do la conferma, e fammi ok se mi dai la conferma, siamo tornati, Charlie, ci sei ufficialmente? Puoi parlare, Charlie, con noi, hai un microfono. Sì. Ci senti? Prova! Ah, perché non è su Discord? Discord! Non è su Discord, però. Visca, non hai draggata, cretino? Qualità. Ma non c'è proprio, ragazzi. No, c'è. Se faceva un po' di così, io ero convinto ci fosse, perché prima c'era. Va bene, comunque. Se riesce ad arrivare subito, giuro che le faccio fare una domanda. Ti conto fino a 5, Ma lei è sotto, sul Discord. Sotto dove? Non è sull'auto. Ah, in supporto, giustamente. Problemi di... Ecco, adesso sì. Io l'ho draggata. Poi dici, perché perdi contro i team silver? Io? Che faccio cagare? No, Carnello. Perché perdo contro i team silver? Sì, l'ho draggata. Perché sono bronzo.
Questo è no, non riesco a traghiarla. La faccio semplice. Stack bronzo 2 da 2 anni, quindi per quello faccio il caster. Non riesco. Esatto. Beh, almeno non fai il coach. Cioè, qui quindi io sono onesto con me. Qui sei flame i coach, quindi può essere. Vabbè, certo. Aspetta che parte la frecciatina. Dice che non ce la fa a portare no. Charlie con noi. Ragazzi, pensavo è che partita? Fosse molto semplice. Però ma sai perché ci mettiamo di più a farla resuscitare? Perché siamo in late game. Ci metti più tempo a rinascere. Ah, non ok. Va bene. Grazie. Grazie mille. Ragazzi, ma Masti, tecnica, ragazzi. È rotto Discord. Fantastico, che non bello. Male, non ragazzi. C'erano abbastanza problemi, ma è il bello della diretta. E io volevo ringraziarvi, chiaramente, nonostante siete stati partecipi anche dei vari problemi che stiamo avendo, ma comunque vi ringrazio per essere passati qui, entrambi. E quindi non so se voi due, Tavi o Revil, avete domande per loro. No, no, nulla. Charlie, tu? Stronzo. Stronzo. Che pezzo di me. Va bene, ok. Grazie mille, allora in bocca al lupo per il torneo. Va bene, grazie. Ciao ciao, guys. Ciao ragazzi. Ciao. Niente, io non c'è. Vabbè, ci riuscirò. Sto continuando a fare trascina verso la casa, non appare. Ci cioè, riprova ad andare in lobby. Ci sono. Ah, ce l'ho fatta! Ale! Eccola! Queste grande. Le grandi soddisfazioni. Eravamo troppi, probabilmente. Eravamo troppi su disco. Ciao, ci senti? Ah, forse c'è il limite, No, non c'è il limite. Stavo trollando. Ciao, riprendi una lavagnetta. No. Ma si è spostata? Si è offesa. Invece che perché non la fai parlare? C'è? Ah, no, perché probabilmente mentre dicevo vieni in lounge la stavo spostando. Adesso okay, ci sei. Viva. Ma è mutato. No, ci sei. No. Perfetto. Mi sentite? Bene, dall'altro microfono però, non dal microfono principale. Lo so. Non so cosa esce. Esce giusto, però se esce io sono contenta così per stasera. Ti sentiamo in ogni caso. Qua chiedono la tier list, ragazzi, la tier list prima delle 10 non la vedete. Ve lo posso garantire. È presto per la tier list. È presto, ma la sono tier già list. Le 10 meno 10. Vischio, tu che hai mangiato stasera? Ma piadina. Mi ricordo solo metà del team, mentre il suo team basta. Comunque, dicevo, la tier list è presto perché dobbiamo sentire ancora tanta altra gente. Infatti io ho in lounge da un sacco di tempo Gabbro, Kexar e Zero Zoldic. Adesso, voi. Zero Zoldic? Sì. È il nome di un cattivo malvagio. Sicuramente è un nome da malvagio. È un bellissimo nome da malvagio. Ma... O di un boss di Dark Souls, dipende un po' dai punti di vista. E non mi ricordo se Zero Zolzi che è dei Dexire Revengers, di cui sicuramente è Gabbro. Quindi io sicuramente Gabbro intanto ve lo porto. Gabbro dove gioca top? No, non credo. Com'è il vostro Gabbro? Il Gabbro. Il Gabbro. Il rispetto. Buonasera Gabbro, benvenuto. Buonasera. Buonasera Gabbro. Mi sentite? Sì, ti sento. Buonasera. Dimmi quale delle due altre persone devo draggarti qui perché... Zero Zoldic. Zero Zoldic. Ale, a posto. Appena scopro chi è l'altro ragazzo vi faccio chiarezza. Sì. Ve lo lascio a voi, ragazzi. Gabbro è Tarzan, Gabbro è del team. Nome complicato. Dexire Revengers, nome fichissimo che sembra uscito da un anime. Noi siamo un anime. A posto. In realtà. Hanno già la mia simpatia. A noi piacciono tantissimo i cartoni cinesi, ma proprio tanto. E quindi abbiamo scelto questo nome. Ti stavo per dire, sembra il nome di un'Eva. Sì. Sì, anche se non so cosa sia, però sì, sono d'accordo. Sono i robot di Evangelion. Ah! Quindi... belli. Evangelion. Recuperatevi questo cimelio. Evangelion. Dice Evangelio, che vabbè, scusate, sono le 10 anche per me, con l'unica differenza io sto qua dalle 10. Dici tu mangi la piadina. Ah, aspetta, posso fare una domanda a Revil? A parte che Revil sei letteralmente mio padre, cioè sei il più forte della storia. Ma a parte questo, c'è mio fratello, vai. Ok, grazie. Ma di che città sei? Precisa? Cioè, perché probabilmente sei pugliese, no? Sì, sono pugliese. Probabilmente, nel caso... Pensavo fosse di Milano. Hai tirato a indovinare. Pensavo fosse di Milano. Di che città della Puglia? Rutigliano, in provincia di Bari.
Ok, vai. Chi troppo vuole? Avevate scommesso sulla città, vero? No, no, non avevamo scommesso, ero semplicemente curioso io perché Revil è tipo un'entità mistica, cioè non... è un'occasione d'oro questa che sto avendo. Sono in estasi totale. Imbarazzare così. Siamo tuoi fan. No, che voi essere i più forti del mondo. La bassa degli Scar. Fidati che tu sei ancora più forte. Cioè, tu sei forte. Voi siete troppo forti, cazzo. Vabbè, basta con i pompini, dai, siamo forti. Ecco, apposta, grazie. Ecco. Grebo, letteralmente mio padre. Senti, allora. Loro sono mio padre. Le domande di rito le lascio fare a chi fino adesso le domande non le ha fatte, però sono sicuro che le ha sentite. Bischi, ti aiuto io, chiedili se spingono 500. Ti aiuto io, Bischi. No, ma la fai parlare sta poraccia che sta cercando di stare sul disco da mezz'ora. Guarda che Revil, è un privilegio non sentirmi parlare perché chiedete a Tavernello quanto mi odia quando gli rubo la parola e c'è tutto il complotto tra Carlo e Vai Play. A proposito, parliamo di questa cosa. Perché Tavernello, per te le donne non devono parlare in stream? Mai detto! Come? Aspetta, agenti dell'FBI, pronto? Cioè, Charlie, devi sapere che tu qui puoi parlare quanto vuoi, nessuno ti toglie la parola, eh? Meno male che non c'è la lobby dei color caster, che vorrebbero sempre parlare. Esatto. Finisco, non continuo il discorso perché altrimenti se c'è anche qualcuno in chat probabilmente mi ammazza, quindi preferisco... Intanto ragazzi, posso finalmente che funziona la tecnologia. Ragazzi, benvenuti. Grazie. Ero curiosa di chiedervi, nella vostra composizione, nel vostro team, quale pensate sia il vostro game changer? Perché sappiamo che c'è sempre un momento in cui... sembra che o tutto vada bene o tutto magari non sta andando bene e quindi serve quel jolly, quel quid, no? Che ribalta la partita, che vi fa tornare nel modo giusto in cui poi la rannate verso la vittoria, verso Nexus avversario, tanto da far ballare l'eraldo, come piace dire al mio collega. Posso rispondere io, Gabbro? Inizio io prima, inizio. Prego. Io. No, vabbè, inizio. Per me assolutamente il mid laner. Sono d'accordo, non posso essere d'accordo. Perché o non perde la lane o te la tira dritto, cioè non te la vince la lane, però almeno non te la perde. Oppure te la tira dritto completamente, quindi è lui il punto focale. Qua si sta diffamando un po' troppo però, Mio fratello Jbilal non si tocca, un saluto Jbilal che è il più forte della storia. Jbilal ma lui è fortissimo, cioè tu non hai idea, è fortissimo. Jbilal non dico niente. Si vedrà. Va bene. Il più forte. E da dove viene? Dal Marocco. È ovvio. Cioè, era palese. Io l'avevo già capito. Abbiamo due import, infatti. Abbiamo due import nel nostro team. Perché siamo un team serio, comunque. C'è un org serio dietro. C'è un maltese e un marocchino. L'inizio di una battuta, no? È la verità. Tavernello non si tocca, Revi, calmati un attimo perché non mi incazzo. Se mi incazzo è un casino. Senti, invece degli altri team, se hai avuto modo di dare un'occhiata, chi è che vorresti affrontare il prima possibile? Rispondo io, perché io ce l'ho il posto, però tutti e due anche, ragazzi. No, fai tu. Allora, io sicuramente gli enemies, perché ci ho sempre perso. E quindi ma non gioca, non siamo coglione. Ma esatto, gli enemies non partecipano al torneo. È disastro. Almeno per ora. Beh, allora gli FN, siamo in realtà non è un almeno per ora, perché da quanto so gli enemies si erano iscritti al torneo, ma si sono ritirati perché devono scrimmare in questo... e preferiscono saltarlo. Vabbè dai, allora gli FN, anche contro di loro ho quasi sempre perso. FN, quindi. Così. Tutti usciamo bene. Alla prima partita. Per caso, non lo so perché non ho controllato, sono iscritti gli Stingers Esports? Al momento gli Stingers Esports non sono tra i partecipanti al momento. Mannaggia cazzo. Allora, con chi voglio andare? Gli ITAS sono iscritti, no? Sì. Allora gli ITAS non posso andarci contro. Ma non può. Ma poi...
È un casino, lo fanno certe volte succede, questo è come il fantacalcio, del complimento alla vittoria sempre all'avversario, no? Giustamente, hanno già vinto. Ti posso garantire che con me non ha funzionato. A me no, nemmeno, però è rito ormai. Vabbè, ma gli Itras, squadre tutto rispetto, per questo voglio andare contro, perché comunque bisogna imparare in qualche modo, no? Giusto? Giustissimo. Possiamo mettere come quinto cast Zero Zoldic, sono assolutamente d'accordo. Possiamo anche metterlo in altro... No, ma aspetta, perché quello è Ashuma. Ashuma è un coglione. Cioè, ma cerchiamo di non insultare. Ci teniamo a dire Twitch che coglione sono nickname in game, ovviamente. Sì, esatto, no, esatto. Ma è tutto in game. Certo. È tutto un grande scherzo. È tutto un grande scherzo. Un gioco. Sì, un gioco. Una gag. Sì. Ragazzi, altre domande per loro? Ok. Beh. Ragazzi, non è tanto una domanda. Basta, Carlotta. No, dai, allora, non è tanto una domanda, ma un augurio, ragazzi. Spero che ci regaliate delle partite incredibili, perché abbiamo bisogno di un League of Legends di qualità in cui i supporti non sono gli unici a prendere le uccisioni. No, ma dai, con noi ti aspetti. Giusto. Questo è altro. Cioè, non dico niente. Questo è il minimo. Ma posso fare una richiesta? Puoi farla, certo. Con l'ustione. In realtà sono due. No, cioè sì, sono due, e sono tutte e due destinate principalmente a Revil, che come ho già precisato il mio padre totale, il più forte l'universo sei tu. Allora, una cosa, potresti fare un saluto, devi salutare con questo accento, però devi fare, sì, potresti salutare Jean Core, devi salutare Jean Core, quindi saluto Jean Core. Però Revil in ASMR. Jean Core. Ma no, Carl, cioè Jean Core, ma devi farlo tipo... Okay. Tipo ASMR. Esatto. Un saluto a Jean Core. Posso dire cosa mi è successo in questo momento? Non possiamo dire. Non possiamo dire. Spero si sia sentito. Io non so se si è sentito benissimo. Non sono un esperto. L'altra richiesta per Revil. L'altra richiesta è perché tanto già che dirà di sì, però c'è l'altra parte che forse sono ancora un po' in dubbio. Revil, non te lo uccido neanche, devi entrare nel server di Minecraft e Charlie, se vuoi venire anche tu, vieni pure. Però questa è la richiesta. Revil, se non entri sei un pezzo di merda, già te lo dico. Mi sa che hai ragione però, Zodix. Sai perché? Perché non gioco a Minecraft. Vabbè, ci puoi sempre iniziare. Ci giocano tutti. Cioè, è impossibile non potresti giocare. Anche io ho una richiesta. C'è anche John Hall dentro. Lo devo conoscere. Allora se c'è lui... Mio fratello John Carl, devo conoscerlo. Ma John Carl conosce tutti i tips and tricks di tutti i campioni. Allora gli devo dare un bacio, allora. Anch'io avrei una richiesta. Per Revil. Vai, dimmi. Puoi urlare la bastonata di Scar su fortissimo? Prego. La bastonata di Scar. Devo dire la bastonata di Scar fortissimo. Sì. Senza il fortissimo, cioè il volume fortissimo. Ok, va bene. La bastonata di Scar! Madonna, mi sto venendo. Ho sbagliato. Per capire. No? Sì, un attimo. Esatto. È stato un piacere. Un immenso piacere. Grazie di tutto e un bocca al lupo per il torneo, ovviamente. Per noi. Grazie ciao, mille. Ciao, buona serata. Ciao, ragazzi. Buona serata. Ciao. Va bene, ragazzi. Qua i fan di Revil accorrono a frotte. Io non lo sapevo. Ma io è da un po' che fra l'altro lo seguo su Instagram, comunque tipo Trix, sono utilissimi. So io lo flamo, per esempio, sì. Ma mio fratello. Per affetto, chiaramente. Vi volevo solamente dire che... Mi hanno scritto cosa? Ok. Allora, vi volevo solamente dire che c'è in lounge una persona che è Kexer. Mi sembra di capire che sia dei Noctrl. No, CTRL. Si accettano tutorial su come pronunciare il nome. E noi glielo chiediamo subito, così. È la prima drago. Cosa che le chiederemo. Subito, appena si smuta. Kexar, benvenuto! Buonasera. Buonasera. Come stai innanzitutto? Ciao, Pete.
Ma bene, dai. No control. Sto seguendo più o meno da una ventina di minuti, una mezz'oretta. Volevo salutare un po' tutti perché proprio mi piace questa cosa del Tormenta, che c'è davvero una bella community dietro dove si è veramente tutti amici. Quindi questo è un... io sono da dentro da quest'anno, l'anno scorso non abbiamo partecipato, però è una cosa che sto notando e fa veramente piacere. Sono contento, quindi il, diciamo, possiamo dire no control, mi correggono, scusami. No control, no control. No control, io sono dislessico oggi, oggi sono io Revil Vage, non capita. Noi leggiamo, mi per piacere non diventare dislessico, perché sì, io i messaggi in live non li leggo. No, infatti. Anche perché qua in live mi stanno insultando così a caso, ma proprio a cazzo di... grazie. No, qua fanno tutti i complimenti. Ah, oh, che bello Revil, e poi tu sei uno stronzo perché sei Silve. Vabbè, comunque, no control, team che fa il suo esordio al Tormenta, perché possiamo dirlo, io non vi ho già visto. Sì, esatto, da quest'anno. Da quest'anno. Noi siamo stati, ci siamo creati a novembre, dove ci siamo più o meno preparati, poi per forse di cose, vari problemi, diciamo il team si è creato poco prima e ancora adesso appunto non abbiamo un vero e proprio roster completo, ma continuiamo a giocare tappa dopo tappa con vari sostituti. Bene. Quindi appunto noi comunque come no contro siamo comunque soddisfatti, perché con le disponibilità che abbiamo ci stiamo divertendo, la cosa più importante è quella, cioè quando sento i giocatori che dicono ci divertiamo, mi fa proprio piacere, perché è quello lo spirito della competizione amatoriale. Poi certo che va presa anche col sul serio, come fanno tutti. Ovviamente c'è qua chi punta al relegation tournament. Noi, come se posso fare un paragone, diciamo, allo sportivo, io definirei no control come la Williams nella Formula 1. Siamo lì, competiamo, fascia bassa classifica, ecco. Mi paragone sembra palese questo paragone. Perfetto. Beh, siamo rimasti tutti contenti e ammutoliti da un paragone del genere. Il Revil in primis perché non sa di che cosa parli, però... Assolutamente. Però comunque l'abbiamo apprezzato tutti quanti. Sono scioccato. Quindi anche da questo torneo invece ti aspetti di poter stupire? Con che tipo di roster vi state presentando? Che cosa... quali sono... Ma domani vi dico che giocherò io a di carry, almeno per il final game. Ok. Anche secondo probabilmente. Quindi già sarà una bella tosta. Sarà già il primo fatto di stupore. In realtà ho già giocato. Poi comunque sì, avremo i nostri soliti sub, ci sarà Romek, Chill, il nostro coach che gioca in sostituto in giungla, e Support che arriverà dalla seconda partita. Avatar vi ha definito gli Astralis del Tormenta, almeno sono onesti, puoi definirti Astralis? Esatto, siamo onesti. Io spero non gli Astralis, facciamo, non so, XL, qualcosa del genere. Ma... sì, dai, più carino. Gli Astralis hanno vinto contro i Rogue. E contro i Fanatic, sì, ci ricordiamo vero. Tutti, Avataro, grazie. È successo veramente. Già, non era un bel giorno. Quello. Non volevo ricordare queste cose, però, no, personalmente. Ne andava fatto. Ah, visto che Kexar gioca AD Carry, e da che mi risulti poi magari nei momenti di buio del Matrix in cui mi trovavo, me lo sono persa, ma è il primo AD Carry della serata. Non è il primo AD Carry della serata? Sì, è il primo. Sei tu il primo AD Carry della serata? Non so. Io non sapevo, non capivo manco che AD Carry sapessero parlare. Per me è una novità. Incredibile. novità. Sono fiero. Allora, ci stiamo evolvendo col tempo. Allora, allora ti chiedo, in questi giorni ci sta essendo l'MSI, no? Qual è il tuo faro, l'AD Carry a cui punti, dici cavolo, così. Voglio essere. Ma direi Gama. Perché comunque sappiamo tutti, abbiamo visto le sue due pentakill, una diciamo è stata diciamo un po' rimossa per problemi di ping, di regolamentazioni, però sicuramente la di Kerry, che dove fanno, diciamo che a me piace lo spettacolo, ecco. Ha dato spettacolo con due pentakill, League of Legends fino a un gioco che serve a questo, a dare spettacolo, intrattenimento. Quindi è sicuramente lui quello che preferisco attualmente. E del PG? Effettivamente. Del PG? Ma PG onestamente non so. Ricordati sul nome del canale dove ti trovi, eh? Ovviamente. Taba, chiaramente. Ma quello volevo dire, scusate. Era normale, ragazzi. Madonna, sa. Me l'aveva sulla punta della lingua, ma... Piccola domandina. Veloce.
Che tipo di playstyle avete? Cioè andate molto sull'aggressive, cercate di prendere campioni che scalano, cercate di trovarvi anche un po' meglio in red side, blue side, oppure non avete una strategia? Alla Boris, come viene da dire. Allora, no, la strategia varia da tappa in tappa, anche da roster in roster, in base anche sub che ci sono, ovviamente. Principalmente non ci diamo limiti, ovvero che abbiamo giocato anche Enchanter in top end, per dire, non che sia qualcosa di estremo, però comunque non ci diamo limiti su vari pick. Inizialmente puntavamo sull'early game, in modo da evitare poi di fare, diciamo, perdere l'early game che ti mette in serie tutta la partita. Però in base info. giusto, no, ma in realtà sono cose che si possono notare, non è che sono... come playstyle, come ti dicevo prima, noi siamo volatili, versatili, quindi non crea problemi. E poi anche in base a chi troviamo di fronte, in base ovviamente da draft in draft. Principalmente early game o late game, il mid game è un po' la variabile che jolly, perché il mid game, draftando mid game, non hai la certezza né di vincere l'early né del late. Sì. In effetti fila tutto come discorso. Esatto. C'è una domanda non da parte fa una piega. Di Lord Flipper invece, che ti chiama Mr. Astralis a questo punto, no? Direi che è comunque un bel nome. Quale DC temi di più del torneo? Del torneo? Allora, quando avevo giocato, no, avevo visto, so il nome di Twitter, non mi ricordo, Lightning, ok. Lightning. Adesso non mi ricordo adesso in che team gioca, perché mi pare ha cambiato. Però quello che mi piace di più nel tormento che ho visto è Lightning. Negli Underworld. Negli Underworld. Adesso Underworld, ok, sì. Penso che lui sia quello che nel tormento, come ADC, che mi piace di più. Posso dire che lo conosco proprio lui, e è veramente effettivamente bravo. Guarda, Tavernello, deve subito tirarsela che conosce le persone, no? Che quelle brave, VIP. Cioè... sempre lì. Mio fratello, che vuoi? Effettivamente abbiamo visto performare molto bene Lightning nelle ultime partite, abbiamo visto una Kai'Sa degna, quasi come quella che menzionavamo precedentemente, delle quasi due pentakill. Quindi io starei attento a quella Kai'Sa. Esattamente. O a quella di Kai'Sa. Che gliela bannano. Sono info che uno deve tenere nascosto, segreto. Invece vai. Che? No, stavi dicendo qualcosa, perdonami. Dico, invece è proprio il bello della diretta, anche queste informazioni piccanti, che ovviamente è accessibili solo ai play by play, ai team no, ai giocatori no, quindi piccante, l'ho droppata così. Va bene. Tavernello è morto, Tavernello, dopo questa affermazione. Sì, io rimango zitto, preferisco far parlare i play by play, farli sfogare, dopo entro io con quello che devo dire. Dopo rientra. Tavernello, ci vediamo dopo in una sfida. Sul set. Vai, 1v1 su Nuketown, dai. 1v1, Rap God tier playstyle... al Baron. Parola a caso. Ultra Sony. Va bene, ok. Grazie mille, Gexar, per essere passato. In bocca al lupo. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Buona serata. Lo spoiler di questa conversazione ve lo regalo così. Sono felice che sia passato così out of nowhere. Io non gli avevo scritto a Gexar, perché non era nel Discord, insomma, non sapevo come trovarlo. Perché è questa discriminazione? No, diciamo, perché i No Control si sono iscritti, tra l'altro, pochi minuti prima che iniziasse la live, quindi non li avevo scritto. Quindi sono felice che sia passato così per far sentire la sua. Molto contento di questo, così come molto contento che ci sia Dovi in lounge, degli Yutoru. E se voi siete d'accordo e non volete fare ulteriori... Ma mi chiedete la tier list, ragazzi, la tier list la facciamo. Rimanete qui con noi, la facciamo. Ce l'ho già qua pronta, proprio. Ce l'ho il tier list maker. L'attesa ho preso della i tier list è essa stessa la tier list. Ce lo dice anche Limoncello. Dice Dovi uguale King. Abbiamo Limoncello e Tavernello. Che cosa meravigliosa. Allora io vi drago Dovi. Che vengono dal Veneto. Quindi preciso. Infatti, ve lo drago subito. Allora, Dovi, ci senti? Sì. Yes, vi sento. Benvenuto. Buon benvenuto. Buonasera. Ciao, piacere. Senti, Dovi, degli Yutoru, giusto? Yeah. Che...
team manager dei Shinobi, actually, che sono i ragazzi del secondo team, se vogliamo chiamarlo così. Ok, quindi non dei Berserker. Aiuto anche i ragazzi dei Berserker, se non entrambi, però per questa volta qui purtroppo saluti i ragazzi dei Berserker, ma probabilmente non ci saranno a questo torneo. Che fra l'altro hanno anche vinto un paio di Herald fa, se non erro. Yes. Adesso non mi ricordo quale, ma uno l'abbiamo vinto, fortunatamente, per una volta. E per questo torneo invece, mentre Charlie rientra nel Matrix, che mi spiace, anzi si può anche sentire perché la vedo che è ancora qui. Sì sì, ma io vi sento. Perfetto, dal buio, spegnete le luci, ci sono ancora. Vabbè, comunque, Yutaru Gang anche su Valorant sono il team da tifare, mi raccomando. Io finora tutti quelli che ho sentito sono i team da tifare, quindi sono un po' di... non parte. Che aspettative hai invece per questo Herald? Diciamo che cerchiamo di continuare la trajectory, la direzione che abbiamo preso con l'ultimo Dragon. Se abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo fatto 12-0 se non sbaglio. Peccato aver beccato i ragazzi del primo team contro i ragazzi del secondo team all'ultimo round. C'è stata la, come si dice, la in-house interna. Però i ragazzi stanno giocando pretty well, sono parecchio contento di come sta andando, sul considerando il fatto che hanno giocato insieme da praticamente inizio gennaio, da quando abbiamo formato il team. Si trovano molto bene i ragazzi tra di loro, l'atmosfera mi piace, c'è molta voglia di migliorare e di vincere, ovviamente, e quindi continuare a tenere i ragazzi, buon per loro. Shout out a Limoncello, Fosteri, Tragedy, Tershot e Kratos, i miei 5 ragazzi, e se sono in chat non so, perché teoricamente dovrebbero screamare fra poco, quindi... Però sono in chat, non so se ci siano. È un bait. Senti, dove io ti devo fare una domanda però, perché mi hai ricordato il modo di parlare di una persona che molti conosceranno. Di dove sei? Secondo te di dove sono? Vicino al Garda. No. Cioè, se sono... No. Ok, va bene. Non vicinissimo. Cioè, se sono... Io sono di Ferrara, nato e cresciuto a Ferrara. Ok. I miei genitori, ovviamente, origine cinese. Però al momento mi sto trovando a Milano, perché studio qua. Perché hai un modo di parlare molto simile a quello di Pencil, così. E non so se lo conosci, ma... Non ho presente. Va bene, comunque Pencil è una vecchia gloria, diciamo così. No, non è una vecchia gloria, ragazzi, è stato coach e anche manager degli Outplayed. Così. Una vecchia gloria, cioè... vabbè, uno dei proprietari degli Outplayed Esports, in ogni caso, ha una voce molto simile. Nonché anche capo. Quindi teoricamente è un buon segno per me, insomma. Esatto, sì, magari fai la stessa carriera, insomma, Pencil chi? Capo gilda di World of Warcraft del nostro regista, che al momento è sparito. Infatti vedete ancora Tave senza schermo pieno. Io non ci posso arrivare lì. Continuo. Sì, voglio fare pure io. Guarda, mamma, come Charlie. No. Comunque, ricordatevi che vi sento sempre. Sì, ma ti vediamo anche adesso. Oh. Però infatti, io non capisco che cosa sta succedendo, ma non vi niente, preoccupate. Niente, ti lascerò fare la domanda a Dovi, mentre tu fai questa domanda io ti metto a mettere a schermo intero. Beh, ciao Dovi, benvenuto. Ciao Charlie. Sei emozionato? Abbastanza, non vado solitamente in live, non ho l'abitudine di parlare in pubblico, sono abbastanza, come si dice, soffro un po' di ansia, però pretty good, direi. Beh, direi che stai andando alla grande finora, anzi, sei davanti al 55 più noi 4, quindi... Volevo salutare i ragazzi della squadra Clover, che tanto probabilmente saranno una ventina i soliti ragazzi che sono sempre presenti, quindi anche loro, come i ragazzi di Yutaru. Diciamo i ragazzi del Comic-Con, ecco. Anche gli Angry Birds, actually, pretty... Un shout-out anche a loro. Allora, ti faccio una domanda un po' rompiglia. Certo, Charlie. Sai che è una bellissima domanda, Charlie? Volevo fare pure io questa domanda, sì. Ma... la puoi Allora, mi sentite? Sì. Sì. Qual è il champ con cui ti piace memare di più in Landa? Puoi scegliere champ, skin, quello che vuoi. Allora,
nei mari in landa, io solitamente sono uno dei main Trundle players. Mi piace proprio essere il player da troll della landa. La gente che fa duo queue con me, che mi becca in solo queue, sa che ho un Trundle abbastanza caldo. E mi piace andare a rompere il cazzo alla gente, per dirla. Onesto. Però c'è la cosa, io c'ho la cosa un po' di faker, che praticamente non compro skin, e quindi sempre tendo ad utilizzare o le skin classiche, oppure tipo se ho culo trovo tipo quelle dell'Hextech, e ho abbastanza culo solitamente, quindi non per quello. Quindi flexi senza flexare. Esatto. Come faker. Giusto. Guarda, peccato che io sia jungler, non sia mid laner, quindi... Vabbè, come Canyon allora facciamo così, insomma. Come Lioia. Come Lioia. Stesso io direi come Gabbro, perché io ho il beef con Gabbro, che stiamo facendo la gara Kit al Master per primo, e quindi c'è la gara, se volete seguire noi due, lui è già in promo, io sono a 73 LP di 1. Vediamo chi lo hitta per primo, perché c'è sempre stata sta cosa che... mentre io salivo lui scendeva, e poi quando lui risaliva io scendevo, e sta cosa qui stava andando avanti tipo da 3 mesi. Beh, è una storia di amore molto entusiasmante, in effetti. Esatto, il mio caro fratellino, ecco, perché diciamo che posso entrare in gara, però sono un po' indietro, giusto un pochettino, bronzo 2, però sono lì, sono lì vicino, manca poco. Vabbè, pochissimo. Entri in gara, anche Tave ci aggiunge. Entra pure. Tanto c'ho lo smurf, sto cercando, sto livellando lo smurf, quindi anche lì magari ripartiamo un po' più in basso. Aggiungi Vischio, che devo arrivare gold entro agosto. Grazie. E comunque, c'è una domanda da Vischio. Dicevo, Vischio, che tu hai fatto la più grande cagata della tua vita facendo quella scommessa. Sì. Ma ti ricordo che lavoreremo in Gaming House da giugno, quindi io avrò accanto un sacco di persone a cui chiedere una mano. Prenderei il boost automatico. No, vabbè, il boost non per osmosi, ragazzi, per osmosi. No, non so, credo fosse proprio così, però... Però, ti farà infondere tutta la conoscenza dai ragazzi, no? Così. Sì, con Gabbo che mi tira le ciabatte appena intro. Sì, appena sbaglia un minimo, vedi quante schiaffe arrivano. Senti. Vischio, ma tra l'altro, tu che ruolo giochi? A di carry. Come? Di carry. Ah, frustrazione carry. Frustrazione, stai dicendo. Sì, quello. Ah, ok. La frustrazione. Io gioco il ruolo della frustrazione. Quello che infatti gioco pochissime ranked, perché sennò vado in esplosione. Senti, la domanda viene da Avataro, perché chiede il punto di forza del team e perché dobbiamo tifarvi. Ah, bello. Allora, punto di forza del team, io direi l'equilibrio. Cioè, nel senso, i ragazzi possono... Cioè, solitamente abbiamo un modo di base su cui tendenzialmente draftiamo. Però, cioè, nell'ultimo periodo stiamo anche provando cose nuove e sta funzionando, direi. Quindi possiamo draftare in vari modi, essere un po' più flessibili, nonostante magari i limiti dei champion o di qualche player più in specifico. E motivo per cui ci dovete fare, io direi intanto perché siamo, come si dice, uno dei best teams, una delle best org, vorrei dire, uno dei best teams in Tormenta di per sé, che siano i Berserker che siano i Shinobi, e ci stiamo mettendo l'impegno, i risultati si stanno facendo vedere, diciamo, da quel punto di vista, nonostante le varie difficoltà che abbiamo sempre avuto nell'ultimo periodo. E direi che più o meno è questo, oltre al fatto che nessuno riesce mai a dire il nostro nome giusto, tra Yutoro, Yotaru, Yotobi, Itoro, danno sempre scazzati, quindi ragazzi, Yotobi. Yutoro. No, perché purtroppo, ragazzi, questo il nome lo sbagliano sia chi sia in LoL, che sia Valorant, che sia l'altro gioco Rainbow Six, li scazzano sempre a giro. Hai capito Jack? Segna, Sì, sento. Io ho capito YouTube, ho detto da solo, mi sono detto sei un cretino, hai capito male, stai zitto. Ma effettivamente questo nome che storia ha? Perché sembra abbastanza particolare. Sa caso?
A caso, no, non mi dire. No, no, allora, cioè... allora qui devo fare shout out a Cookie, che è l'altro, diciamo, il capo nostro. Fortissimo. E il nome proviene da, diciamo, da una, per quanto ne so io, per come l'ho interpretata io, quindi poi dovete chiedere conferma a lui, dalla combinazione del suo cognome, che è YU, quindi Yu, e poi il concetto di quella porta lì, di quella, diciamo, di quel tempio, cioè non so se si chiami tempio, fatto sta che la porta rossa giapponese che mettono solitamente quando entri tipo nei tempi, okay, che si chiama Tori in giapponese, e quindi connetti le due cose diventa Yutoru. Ah, interessante. Ora, infatti, che questa cosa qui ci sono arrivato io, ragazzi, quindi adesso io non ho mai chiesto a Cookie questa cosa qui, lui non me l'ha mai confermata. Vabbè, quindi... se è così è fichissimo, quindi vabbè, ce lo prendiamo. Ci chiedono tutti quanti dov'è Dovi, adesso spiegaci sto meme, per favore. Dov'è Dovi? Adesso, dov'è? Actually, non me lo ricordo dove è partito, sempre i ragazzi della scuola Clover, tutti i ragazzi l'hanno... credo che fosse Erna... non so se avete presente il coach dei... 9 in D1, dicono dalla chat. In D1, ok. Speriamo in Master. Praticamente... di 4 police, Dovi, mi raccomando. Quella chiama sempre e suona sempre sotto casa. I mean, se smetto... mi sa che ne ho vinte un po' troppe, cioè, negli ultimi due giorni, quindi mi sa che la loser queue è dietro l'angolo. Sì. No, comunque... basta che non giochi in fine settimana. La regola d'oro questa. E la mattina, il pomeriggio e soprattutto la sera tardi. Non giocare mai. Io la sera tardi mai. Cioè proprio ricordo, arrivare... Non puoi droppare se non giochi. No, perché decay. C'è il decay. Ah, giusto. Ma è vero, sì, me l'ho dimenticato, succede. Vi do un consiglio per chi è OTP, giocate la notte tardissimo. Così perché siete abituati a giocare automaticamente il vostro campione, quindi anche se siete stanchi comunque lo giocate bene, a differenza degli altri che cambiano sempre. È un piccolo problema, io non ho OTP. Però, ma... infatti il consiglio è perché gli OTP. Ah, posso. San, ti avvisano che a 99 LP inizia il drop come l'altra volta. Arrenditi, ragazzi, fate forza a questo ragazzo che raggiungerà il master, anche se la gara la vincerà Tavernello probabilmente, ma probabile. Ho visto, però al contrario. Ho visto, non credo proprio, ragazzi. Sì, al contrario. Speriamo che questa volta sia la volta giusta. Ho aggiunto sul Rocket, va bene lo stesso, no? No, Tavernello, il gioco vero dopo vale. Sì, qualcuno lo dice. Va bene, io vi saluto. E no, ci giochi tu e mia zia, è facile fare il master. A Rocket League? Sì. Ragazzi, non ci gioca poca gente a Rocket League, anzi. Soprattutto Revil, ti invito a provarlo. Tantissimo. Dopo che è diventato free to play. Vabbè, comunque stiamo parlando di Dovi. Sì, infatti, stiamo parlando di Dovi e stiamo parlando del fatto... Oddio, no, l'ultima... gli ho già chiesto che aspettative hai per il torneo, quindi a questo punto, se avete altre domande, fatele. Se no... ma la tier list, quindi? La tier list me la facciamo, tranquilli. La spacco la tier list. Sappiate che la tier list non sarà assolutamente seria e soprattutto priva di alcun tipo di fondamento, quindi tranquilli che sarà una tier list. Ma io vedo dei gusti musicali. La faranno Tavernello e Charlie, perché solo loro. Siamo qui per farli prendere tutto il flame. Oltre tutto a Charlie lo deve fare, perché un loro è stata, quindi ah, come no, io ho presenziato con la mia aura, cioè durante le partite. Allora fa la Prego, divertiti. Comunque io vorrei fare uno shout out per i grandi gusti musicali che stanno emergendo in chat, perché da grande fan dei Panic at the Disco, qualità. Si vedono gli spettatori e le spettatrici, quelli giusti che ce l'hanno il buon gusto. Infatti sono qui stasera. Ricordiamo che Charlie è una cantante, infatti dopo canterà per tutti noi. Grazie, bravo. Giusto. Mentre Tavernello dietro suona. Mentre Tavernello dietro suona. Sì, batteria e chitarra contemporaneamente. E anche il basso. One man band. Ma one non man. Si dice con cosa suonerà la batteria. No. Dovi, grazie mille per essere stato con noi. grazie ragazzi, è stato un piacere. In bocca al lupo per il torneo. Ciao, Dovi. Grazie, ciao, raga. Ciao. Grazie. Ok. Siamo soli, non c'è più gente in lounge. Siamo soli. Siamo soli. È stato un periodo, Tavernello, no?
La regia con la sua mano, direttamente da Smash Bros. Sì. Ci aiuta a capire che c'è qualcun altro. Sì. Voglio triplicare sistemi di karate flow con i karate inidenti 100.000 natali successo cavallino. Non le conosco queste canzoni. Io sono ignorante in fatto di musica. Mi dispiace. Noi siamo troppo vecchi per questa musica. Mi sì, io anche un po' di più. Comunque, signori miei, io posso. Forse posso dare il via a quello che state aspettando tutti quanti da tutto questo tempo. No, perché si è aggiunto un altro team. Che sono? Quali sono? AFN Academy. Scusami, Mischio, ma se loro si aggiungono all'ultimo momento, tu le immagini per la tier list dove le hai prese? Aia, debunking. Le immagini della tier list, io ti faccio vedere che cosa ho fatto con gli Underworld, perché è qualcosa di bellissimo. Le immagini della tier list, in realtà molti di loro non hanno una pagina Leaguepedia, quindi ci hai messo tu l'immagine. No, ti prego, dimmi che le hai disegnate a mano. Faccio lo screenshot. Sono 16, mi dicono dalla regia. Domanda. Sono 4, sì, sono 16. Sono aggiunti ora anche. Sì, alcuni sono aggiunti quindi adesso. Quindi dobbiamo fare una tier list di 16 team dove non l'abbiamo visti praticamente mai giocare. Questa è una cagata. 12. Allora, io ho 12 loghi, quindi qualcosa devo fare al volo, mentre che voi... Mentre che mi ricordo quali mancano, perché gli AFN non li ho presi. Chiediamo a Stefano il nostro grafico di darci. Che c'entra Stefano? No, non c'è bisogno di Stefano. Allora, quello che volevo dirvi è che cosa ho fatto con gli Underworld. Gli Underworld hanno gli Underworld e gli Underworld Black. Ma siccome non trovavo il logo degli Underworld Black, che è un bellissimo carattere black scritto sotto il logo Underworld, ho preso Paint e ho scritto Black a mano sotto il logo degli Underworld. Ehi, qualità. È questo che volevo sentire qualità. Questa sì. Sera. Qualità. I loghi a mano. I loghi a mano. Grazie per random checkarci tutti, perché non abbiamo l'Olpedia. No, ragazzi, non sto la random check. Neanche io ho l'Olpedia. Quindi grande, siamo tutti grazie. Random. No, assolutamente no. A parte che... Fino ad ora nessuno qui ha l'Olpedia. Infatti, fino ad ora nessuno qui ha l'Olpedia. Quindi non vi sto random checkando assolutamente. Magari posso dire all'Olpidia di fare le pagine su di voi. Insomma, sarebbe anche ora. Signori di L'Olpidia. Signori di L'Olpidia, che ricordiamo, che io ho molto a cuore, si sono dimenticati di qualcosa e non me lo dimenticherò mai io. E neanche questi due ragazzi qua sopra che hanno castato la nostra Staff Rumble del Proving Grounds. Almeno la partita che ho giocato io. Le due partite che ho giocato io, loro se lo ricordano. L'Olpidia no! Ovviamente. L'Olpidia no. Male. Ha deciso di mettere il presidente sia in top che come support, dimenticandosi del mio nome, ma non fa niente. Non l'ho... Non fa niente, no. Zero rancore, Vischio, no. Assolutamente no. Solamente dire che qua accanto mi dicono, diglielo, che loro sono miei fan. Charlie, Tave, perché siete fan di Mattia o di Mumber Pig? Beh. Intanto non ha bisogno di presentazioni. Questo è il modo migliore per dire non so che cazzo sia. No, beh, Tave. Allora, Tave, c'eri anche tu. C'eri anche tu. Come lo descriviamo? Berman Pig. Personalmente non ricordo. Ma io con chi lavoro? Tutto, Tavernello, io sono hai rovinato sincero. Tutto. Meraviglioso. Uno su due. Io sono sincero, è il primo napoletano sincero che conosco, vita mia. Chi è Tavernello? Cosa hai detto? Non è napoletano, Tavernello? No. Cosa hai detto? E di dov'è? Ho parlato prima di un cibo. Un che cibo? Ah, ma aspetta, hai detto che vivi in via Brombeis, Tave? No, non ci sono. Sei? Tavernello, di dove sei? Non ci sei mai stato. Tavernello, di dove sei, Tavernello? Abruzzo. Però dove cazzo è l'Abruzzo? Non lo so. È vicino a Molise, Revil, è un disastro. Cioè, dov'è l'Abruzzo? Dov'è? In Italia. Cioè, tra l'altro, piccolo fun fact, io sono per metà pugliese. Ecco, adesso inizia a fare il puzzle della sua vita, no? Metà abruzzese, metà pugliese, però poi prende la macchina, vai in no, aspetta, no, non c'è. Stavo in università ancora, ma non è questo il momento per dire queste cose. Non c'entra niente. Comunque sì, ho mia mamma che è di giù, quindi sono per metà e metà. Non male. Mezzo sangue. Ma gli AFN quanti team hanno?
2. E infatti hanno aggiunto un terzo. Come 3? Non terzo, ragazzi. Qua c'è sì, AF... facciamolo pure noi. Vai. Qua hanno anche Yellow, Black e Academy. Sono scritti tutti. Tutti i colori. Academy non lo sapevo. Bellissimo. Dov'è il white? Razzismo? No, infatti, dov'è il white? Perché non c'è il white? Ma no, sto prendendo tutti i loghi, screenshottandoli senza pietà. Bravo, Vischio. Proprio senza pietà. Bravissimo. Ci sono anche le varie tonalità, no? Sai, il black è tutto nero, l'Academy è grigiastro, lo yellow ha quelle sfumature di... Non le com'è il black, Vischio? Puoi ripeterlo? Tutto nero. Come piace a te. Salve, puoi confermare? Sì. Sì, confermo. Che... Conferma. Che a Revil piace così, no? Che cazzo? Sì. Alese è esperto, mi ha visto più di una volta. Cosa ha visto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, me ne manca uno. Ho sbagliato a venire stasera 4 per nel Charlie. Tantissimo. Tantissimo. Charlie prima col vino in mano, secondo voi che picco dovreste fare? Quelli qua a dire, a noi piace la... La ciola. Che picco dovreste fare? È buono il cazzo. Allora ragazzi, facciamo così, io vi dico quali team partecipano al volo. Così voi, se avete qualche informazione a riguardo, ve la potete sparare mentre che preparo la tier list, l'ultima cosa. Si vede anche la sua setup, tutto nero, disegni neri, maglia nera, ma manca la porta nera di Revil. Presto avrà anche la porta. In realtà, dietro la porta a me è... Pittata, vabbè, ok. Pittata. Allora, il mio vecchio logo. Ci sono gli Yutoru, ma ci sono gli Yutoru nella veste di Shinobi, come abbiamo sentito prima. P11, Kairos... Poi AFN con Black, Yellow e Academy. Tutti li ricordo, vai Mischio. Login Esports Academy, P11 Clover, P11 Phoenix, Underworld con Black e Underworld Esports, No Control, Time Travelers, Itias, Dexire Avengers, Lama Rider e Angry Birds Academy. Per loro non scherzo. E Macarena. Adesso la mia domanda è, i Lama Riders... Sicuramente Lama Riders. I Lama Riders, mentre che... Scusate, no, pure a cazzo. Ma mentre che dici i nomi, sì, Lama Riders. Allora, io ho passato la serata a sentire gente che leccava il culo a Revil Vage, prendendomi il flame, tutto concentrato. Adesso, se mi dovete sfottere anche voi qua accanto, grazie. Ma leccare il culo dove, scusami? Stavo giocando. Ma sì, ma leccare il culo nel senso buono del termine, sono tuo fan, ma nel senso carino, non... I love you Vischio, il cazzo con le patate. No, nel senso che intendeva Tavernello prima, diciamo. Ah, certo, ovviamente. Ti hai detto che prometti a Revil un tutorial dopo, vero? Certo. Ovvio. Secondo me il viola che abbiamo detto non è per l'Herald, ma è per un'altra cosa, però. Questa non l'ho capita. In seconda serata. Un altro sito, Vischio. Poi quando diventi più grande te lo spiego. Infatti, appena cresci... E niente, Vischio, dobbiamo aspettare di vedere cosa fanno i bambini grandi. Scusate, qual è il sito viola vietato ai minori? Pornhub? Diciamo che il viola, il rosastro, è il classico colore utilizzato per i siti OSE. I siti OSE, quelli dove Tave fai i film. Vabbè, questi cose non... Lavora. Lavora, sì. Vischio è letteralmente mio padre, figlio e spirito santo. Charlie letteralmente mia madre. Tavero letteralmente mio fratello adottato. Grazie Vic. Questo sono contento soprattutto perché non ci sono. Complimenti a Re. Tavero mio padre. Tavero mio padre. Sono appena arrivato. Tavero mio padre. Io no, allora. Abbiamo detto che è mio padre? Sì, a posto. Sto svalvolando. Vischio, che cosa stai combinando? Io sto svalvolando, sto guardando gli stemmi che ho davanti. Li conto e sono 15. Vado a guardare gli iscritti al torneo e sono 16. Non so, che cazzo mi sono dimenticato? No, sono 16. Vedi che li dovevi far con Paint, così ti ricordavi meglio. I Lama Riders mi sono dimenticato, nessun problema. Mattia, fai piacere, Mattia. Proprio dei Lama Riders volevo parlare, perché nei Lama Riders giocava, sì. Perché da quanto ho capito non ci gioca più, mio fratello. Riders fortissimi. Mio fratello. Si chiama così, mio fratello si chiamava. No, c'è un ragazzo che si chiama Marco Benvenuto, che io ho conosciuto tanto tempo fa, e mi ricordo anche che ci ho fatto un 1v1 con Nico quando ero gold, quindi Marco era più forte. Marco Benvenuto. Sì, it's really hard, perché sicuramente il nome piacerà a Tavernello. Comunque...
Questo ragazzo me lo ricordo. Già lo sai, Tave. Sei lì, sei carico. Già lo sai, è andata così ormai. È andata così. Va bene, Visco. È uno stream caldo, è uno stream caldo. Sì. Questo viola. Questo viola accende i nostri animi. 3, 6, 7, 14, 16. A posto ci sono, ce l'ho fatta. No! Non l'ha salvato. Ha salvato tutto. Comunque, Tave, nel dubbio avessi quesiti sulla direzione, la direzione è quella del puntatore. Ah, sempre. Sempre. Sperva, sempre. È così che Tave mi ha raccontato che ha imparato a muovere i primi passi nel suo lavoro. Mi ha detto, Carlotta, se un giorno sappi che la direzione è quella del puntatore. Io non, me lo segno e quindi ho detto, chi lo sa, magari... La direzione è quella del puntatore. Sì. Brooke è come tips questa, Madonna. Quando premi Q, mischio la direzione, è quella del puntatore. È un mantra per League of Legends. Ok. Che c'è? Ma mischio, ma perché così? Vabbè. Sto crudele, è stato, però vabbè. Non va. Non la facciamo la tier list? La facciamo la tier list. Regia, devo fare la tier list? Appena spunta il sedicesimo... Misterioso, misteriosissimo. L'ho mistero. È i Lama Riders, ok. Oh, Lama Riders! Pinolo. Che... ci siamo? Ci siamo? È una domanda. No, non mi funziona tier maker. Porca miseria. Era tutto così perfetto. Miseriaccia. Era tutto così perfetto. Allora, parlatemi. Refresh la pagina esatto. Dei partecipanti, Mischio. Mischio, invece ti dico di più, riavvio il computer. Butto tutto. Se proprio la vogliamo fare, sì. No, no, allora Visco, mi hanno detto che la tier list quando non funziona devi premere Alt F4. Ok, va bene. Io vorrei che... E lì momento... funziona, si sblocca. Sai grazie, che cosa sarebbe Mattia. Perfetto in fammi questo... vedere la sofferenza di Visco. 360. 360, che è tutto quello. Le telecamere sono bellissime, sono, danno quel tocco in più, no? Ah, tu non immagini quante sono tavernelle, con quante cose puoi fare. Ah! Ma anche quello puoi fare, non ti preoccupare. Sì, sì, vuoi dire così? Ve l'ho già spiegato, quello del piano B. Refrescina la pagina. Diciamo, è un po' uno studio Steve. Polivalente. Ragazzi, refresci la pagina dei partecipanti, se ne trovo un altro mi incazzo, ve lo dico subito. No, in teoria no. Sono 16? A me sono rimasti 16. Ora ricontrollo. Basta, abbiamo deciso che sono 16. Chi sono c'è, 16. C'è, chi non c'è, niente. Sono 16, sono 16, me li stavano trollando. Sono 16. Che c'è? Perfetto. Anche scappati di casa, non penso scappati di casa siano... Siamo noi i principali scappati di casa. La voglia. Con noi, ci sono 4 tatarughe di ninja. Ninja che hanno un coraggio speciale. È qualità. Sì, preferivo l'altra scena vischio laterale. Lateral vischio. Concentrato quello. New perform. Ce l'ho fatta, ragazzi. Oh, si è rodato il sole. Grande vischio. Ne hai messi 16 vischio? Ne ho messi 16. Sono quasi tutti scappati di casa. L'importante è scappare. Sì. Di casa. Assolutamente. È proprio sì, standard per full, ragazzi. Tormenta. Ti chiedo, sei scappato? E allora sì. Benvenuto al circuito tormenta.